Quando vuoi, Andrea. Allora, Sindaco, insomma, quello è quello che vi siete trovati sulle spalle. Realtà. Sì, questo era a partire da, insomma, la chiusura del bilancio 2011, quindi 830 milioni di euro, tenendo conto che avevamo già, insomma, risolto i 45 milioni di euro di Stupasubio. Questa è la base di partenza. Adesso stiamo facendo il bilancio consolidato di quest'anno, quindi penso che la situazione sarà già notevolmente migliorata. Ci aspettiamo almeno più di un 10% già di debiti sistemati. Poi gran parte verrà anche fatto quest'anno. E di fronte comunque appunto al 10% in meno, comunque una cifra enorme, per riuscire a migliorare la situazione che si fa? Adesso inizialmente quello che ovviamente è stato necessario fare è mantenere le tasse al massimo, le aveva già alzate il commissario straordinario, sono rimaste al massimo, per cercare di non incidere su quello che sono i servizi, che è la cosa fondamentale che il comune deve essere in grado di garantire. Adesso in questi giorni stiamo vedendo, visto che noi tutta la manovra l'abbiamo già preparata nel mese di gennaio, quindi l'abbiamo già abbondantemente approvata ben prima delle elezioni, perché quello che hanno fatto tutti i grandi comuni d'Italia è quello di aspettare le elezioni, perché è ovvio che presentare un bilancio che è in così forte difficoltà, non tanto per il debito, perché poi nel bilancio comunale il debito non incide più di tanto, perché il sistema delle partecipate che è fortemente indebitato, però fa vedere quello che sono i tagli da parte del governo, fa vedere quello che sono i vincoli dovuti al patto di stabilità. Quindi quasi tutti i comuni hanno deciso di demandarle dopo le elezioni, perché forse era impopolare farlo vedere. E noi invece abbiamo voluto dare un senso anche di responsabilità e di far capire quello che sono le difficoltà dei comuni in questo momento. Penso che sia un segnale anche per far capire che ognuno deve fare la sua parte. Però appunto le tasse che già il commissario aveva aumentato sono al massimo. Sono rimaste al massimo, perché essendo al massimo, però quello che stanno dicendo gli altri sindaci adesso, quelli che erano stati forse un po' più elettorali dal punto di vista del dire non tengo l'IMU al massimo, stanno dicendo o taglio il servizio o aumento le tasse. Quindi noi avevamo ottenuto solo un livello che servisse già a garantire, noi avevamo anche il peso del debito che controbilanciava già il tempo, ma il dire in questo momento era l'unica soluzione, diversamente sarebbe stato tagliare i servizi, ma non penso che fosse questo l'obiettivo del Comune. Però appunto in definitiva quando le situazioni sono così gravi, vale per Parma come vale per l'Italia, poi le scelte sono un po' obbligate al di là quello che poi si dice. No, nei comuni sono obbligate perché non hanno proprietà legislative proprie, quindi non è che noi possiamo creare delle leggi o adattare quello che dal nostro punto di vista è un'applicazione delle leggi, che deve essere delle retribuzioni, del fatto di quanto bisogna contribuire per la società, che siano progressive. Quindi il comune si può attenere solamente a quello che è stato deciso e calmierare i coefficienti, mentre quello che va fatto a livello nazionale può essere, deve essere ben diverso, perché se continuiamo ad avere le tasse al massimo non c'è una ripresa, le famiglie non sono sempre di più strozzate, si fa ricadere su di loro soprattutto la necessità di avere dei servizi e non si riesce di fatto a reinvestire. Questa è una grave caduta, io vivo in vibrazione, quindi invece, come dire, esatto, così non ho questi inconvenienti. Certo, quello sul piano nazionale, sul piano, però è, cioè, un buon amministratore in fondo è quello che lei sta cercando di fare, di sistemare qualcosa che si è trovato, però alla fine i conti deve fare. E questo i conti è giusto fare, cioè, la realtà è no, dura. Ma non è che tanto è dura, è che cambiare un sistema anche di gestione, anche di mentalità per quanto riguarda il pubblico, le spese del pubblico, e noi siamo arrivati a questo livello perché c'era una classe politica che preferiva non far vedere le difficoltà del comune e dello Stato, perché progressivamente ogni anno sono arrivati meno contributi per mantenere un livello di servizi che non ci si poteva più mantenere. Questo era molto bello dal punto di vista dell'immagine, ma non corrispondeva alla realtà di quello che ci si poteva permettere. Quindi adesso la nostra difficoltà è dovuta anche che stiamo pagando dei debiti e dei lavori già fatti. Vi faccio un esempio.
c'erano dei fondi destinati al coprire ogni singola buca, ogni piccolo, come dire, manutenzione stradale, 2 milioni di euro dedicati solo a questo, con una grande inefficienza, perché se io inseguo ogni buca invece di avere un piano strategico di sistemazione delle strade o delle segnaletiche, ovvio che spendo molto di più. È come fare, è come se io pitturassi una parete di casa una alla volta invece di fare un lavoro complessivo, no? Ovviamente costa molto di più. Questo però serviva a dare un'immagine di una città perfetta, imbellettata, che non era quello che era nella realtà. Bisogna essere prudenti e usare molto bene i soldi del comune. Quindi noi stiamo affiancando quello che sono le tasse al massimo per poter continuare a garantire servizi con un maggiore efficientamento del comune. Partirà dalla settimana prossima, le pratiche edilizie saranno online, cercando di far dare maggiore efficienza ai cittadini e far risparmiare il comune dal punto di vista delle pratiche, quindi uno snellimento progressivo di quello che è la burocrazia comunale e a maggior ragione statale. Quindi stiamo lavorando sui due fronti, ma per essere incisivi, io penso ad esempio su il commercio locale, quello del centro storico, bisogna avere la possibilità, e quindi penso che lo sblocco del patto di stabilità ci darà un grande aiuto da questo punto di vista, per investire sul territorio, quindi avere la possibilità di abbassare ad esempio l'IMU per quei negozi, che per quei titolari di negozio che affittano a un prezzo più basso a nuovi esercizi che si vanno a insediare. Però servono risorse per iniziare ad attivare questo meccanismo, ed è quello che stiamo chiedendo al governo, come dire, a più riprese. Molti negoziati si lamentano del plateatico. Esatto, un'altra cosa che stiamo facendo è quella della COSAP, che è la tassa per l'occupazione del suolo pubblico. Il commissario poco prima, anzi il giorno stesso del ballottaggio, ha aumentato ulteriormente rispetto ai prezzi aumentati che erano già i più alti d'Italia del 2012, l'ha aumentato ulteriormente. La cosa è andata in vigore adesso, quindi nel 2013. Quindi non l'avete aumentata voi? No, non l'abbiamo aumentata noi, ce la siamo trovata aumentata, ma adesso quello che stiamo facendo è riportarla a un livello più basso del 2012, quindi tornare indietro rispetto a quello che era stato fatto dal commissario e arrivare a un prezzo più basso, che sarà comunque forse non l'ideale, ma nel momento stiamo cercando di compensare per avere dei risultati per i commercianti, quindi dare una mano, e l'aspettativa è compensarlo. Se il prezzo è più basso, ci saranno più commercianti che mettono i tavolini, complessivamente per il comune la manovra non cambierà. Quindi noi andiamo in quest'ottica, ma sono passaggi che si possono fare avendo da parte un piccolo, come dire, polmone quantomeno economico, per cercare di smuovere questa ruota che ormai si sta fermando, per cercare di farla ripartire. Ma farlo dal comune senza una spinta anche dal governo è difficile. Beh, un'ultima questione: con quel debito è chiaro che l'interlocutore sono le banche. E il vostro rapporto con le banche com'è? Cioè, vi danno crediti? In realtà non più di tanto. Cioè, c'è una parte del debito che è fortemente bancario, che è quello soprattutto delle società partecipate, no? Abbiamo più volte sentito nominare STT, Sto Authority, SPIP, quindi tutto quel mondo di società partecipate che si sono fortemente indebitate e tante volte senza avere una reale copertura, una reale neanche prospettiva. E una cosa è il Comune di Parma, che invece è più sbilanciato verso i fornitori. Il debito bancario del Comune di Parma è assolutamente sotto controllo adesso. Quello che invece rimangono ancora fortemente esposti sono i creditori dal punto di vista delle aziende. Quindi l'anno scorso abbiamo pagato 82 milioni di euro circa, quest'anno ne pagheremo 52 milioni ai fornitori, a quelle aziende che hanno lavorato in quelle manutenzioni, ad esempio, che dicevo prima, e che non sono ancora state pagate. Questo penso che sia una cosa veramente sbagliata, che anche per questo serve un intervento per pagare le aziende che si sono, come dire, verso cui la pubblica amministrazione si è indebitata. Adesso è cambiata la mentalità rispetto a una visione europea di pagare velocemente, ma prima bisogna riuscire ad assorbire quel debito accumulato negli anni. Questo non, cioè, il Comune di Parma da questo punto di vista non è messo meglio, ma neanche peggio rispetto a tantissimi altri comuni. Io penso a Torino, penso a Alessandria, che sta tagliando qualsiasi tipo di servizio. Quindi tante volte, si viene a visitare Parma e sono ben contento che così posso parlare, spero sempre, anche delle cose belle, del nostro teatro, dell'attenzione che stiamo dedicando anche alle infrastrutture. Penso alle scuole, abbiamo un piano di risanamento per eliminare l'amianto dagli ultimi tetti rimasti nelle scuole e fare della riqualificazione. Abbiamo
delle scuole in cui piove dentro, e negli anni passati era più bello, no, investire 2 milioni di euro in manutenzione di questo tipo. Quindi, come dire, avere visibilità può dare anche la possibilità di dire quello che stiamo facendo di concreto sul territorio. Di concreto sul piano stipendi, cose, anche il suo è stato tagliato. Sì, ci eravamo ridotti lo stipendio, sia io che il vice sindaco, che il presidente del consiglio, quindi diciamo le rappresentanze politiche rispetto diciamo alle figure più tecniche degli assessori, lo stipendio del 10%. Ovvio che il nostro era un segnale, perché lo stipendio del sindaco era prima complessivamente 3.500-3.600 euro, sarà stato largo circa, perché tolto il 10% sono 3.300 euro. Trovate tutte le buste paga online sul sito del Comune di Parma per tutti i membri della giunta, anche le spese telefoniche, le spese diciamo di trasferta per viaggi a Roma o viaggi in altre sedi istituzionali. Quindi, come dire, quello era più un segnale per far capire, al di là della cifra nel complesso, perché rispetto a un parlamentare che svolge ben altre attività e ben altre responsabilità, perché le amministrazioni comunali e i sindaci sono rimasti veramente l'interfaccia col cittadino, quindi far perdere, sono state tante manifestazioni, siamo andati anche a Roma la settimana scorsa, far perdere questo rapporto facendo gravare le tasse più che a livello centrale, a livello locale, dando l'idea che è il comune che va a tartassare i cittadini, sta facendo perdere quel ruolo di coesione che il sindaco ha sempre avuto. Certo, questa situazione, diceva, dei negozi, delle cose, di come può crescere l'economia, però ora sta decrescendo. Ora sul piano dell'ideologia delle 5 Stelle la decrescita però è vista a volte con favore, si parla di decrescita felice, ma forse qua si misura una decrescita che serve. Ma però era perché qua ovviamente si confondono i termini, perché un conto è la contrazione, un conto è la decrescita, quindi un conto è dire utilizziamo meglio le nostre risorse. Decrescita, ad esempio, in un concetto che magari può essere più comprensibile, è dire se io installo i lampioni a LED, faccio un investimento, faccio lavorare le aziende, consumo meno energia elettrica, sto decrescendo dal punto di vista che non consumo, pur avendo lo stesso servizio, anzi dopo aver investito, consumo meno e quindi ho un vantaggio economico che posso poi reinvestire in qualcos'altro. Questo è il concetto di crescita che va poi veicolato, non è sicuramente quello della contrazione, della chiusura o del quello che vogliono far passare alcuni, un voler tornare indietro da quelli che sono i livelli di servizio. Decrescita vuol dire vivere meglio, ed è per questo che poi nel concetto era stato proprio abbinata a decrescita felice, cioè il non ci deve essere una perdita, no, di servizi e di stile di vita, anzi va valorizzato ottimizzando il proprio tempo, le proprie risorse, quindi consumare meno per vivere meglio, questo è il significato. Ok. Va bene, grazie. Va bene.